Nello scorso video abbiamo utilizzato una coppia di Arduino per simulare una comunicazione tra il nostro Arduino e un terminale, un generico modem. Vediamo come realizzare questo modem finto nel caso vi serva per delle simulazioni o dei test e non avete a disposizione l'hardware. Iniziamo subito. L'hardware che ci servirà è questo. Allora, noi lavoreremo questa volta sul dummy terminal, quindi questo Arduino collegato con una software serial a un altro Arduino che farà da terminale, ci servirà per vedere le risposte che dà. Quindi andiamo a creare questo terminale. Qui vediamo la coppia di Arduini, questo qui lo useremo come terminale, invece questo qui è il nostro modem fittizio. Quindi ci colleghiamo qua e inizieremo a programmare questo. Poi sposteremo l'USB per ricevere i dati. Prima di tutto realizziamo il terminale, lo lascio collegato e vediamo come fare. Creare un terminale, come abbiamo visto, è abbastanza semplice, l'abbiamo già incontrato varie volte, ormai dovreste saperlo fare ad occhi chiusi. Vado a copiare il codice per la software serial, lo mettiamo qui all'inizio. Quindi ho la software serial impostata sui pin 3 e 2, il 3 è RX e il 2 è il TX. Nel setup inizializzo le due seriali, quindi quella fisica, serial.begin 9600 e quella che chiamiamo modem, che tra poco andremo a realizzare. E poi nel loop ho lo scambio, quindi se arrivano dati dalla seriale, serial.available, allora li leggo direttamente e li riverso sul modem. Quindi facciamo modem.available. Write serial.read, quello che arriva lo giro dall'altra parte. Copio questa istruzione, la mettiamo qui, la giriamo. Se arriva qualcosa dal modem, scrivo pari pari nella seriale quello che leggo. Ok, lo carichiamo, salvo il file come nano terminal, poi lo useremo per dialogare e vedere se di là funziona. Creiamo un nuovo file. Ora spostiamo l'USB sul nostro modem finto e realizziamo il codice. Allora possiamo copiare parte di quello che abbiamo qui, anzi copio tutto e poi lo modifichiamo. Lo salviamo già, save as. Ecco qua il nostro modem finto. Allora, qui, visto che abbiamo fatto pari pari, dobbiamo mettere 2 e 3, perché i fili li abbiamo portati, quindi il 2 è l'RX e il 3 è TX. Poi qua la seriale fisica non ci serve, ci serve solo la software serial, quindi la chiamo ser per non confondermi, qui abbiamo ser.begin e nel loop cosa facciamo? Allora, nel loop devo vedere se mi arrivano delle richieste dalla nostra seriale ser. Quindi se mi arriva qualcosa dalla seriale, quindi ser available, cosa facciamo? Ormai dovreste saperlo, vado a leggere e compongo una linea. Quindi vado a creare qui sopra una stringa, string line, che useremo per comporre i testi, i comandi che riceviamo. E qui leggiamo i caratteri uno per uno, li vado a codare su line. Lo leggo con char c uguale ser.read. Quindi leggo il carattere e poi ho il classico if che va a vedere se c è uguale a slash n, cioè la linea è finita, allora qui mi trovo in mano la line che posso andare a esaminare ed elaborare, quindi prendere decisioni. Prima di proseguire la svuoto perché potrei ricevere una seconda linea. Poi qui metto un else, else if c diverso slash r. Ho tutti i caratteri diversi da slash r e quindi slash n che abbiamo già elaborato, sono caratteri lettere, numeri, quello che è, e li vado a codare dentro line, quindi faccio line più uguale c, compongo la linea, quindi questa qui è la struttura base. Ora non ci resta che metterci qui e a seconda di quello che riceviamo dare una risposta. Ma conviene intanto fare questo comando, facciamo line.toUpperCase, così qualsiasi cosa arriva la metto maiuscola e non ho problemi di maiuscole e minuscole. Poi qui con una serie di if genero le risposte. Per esempio, if line uguale a t, mi danno il comando t, cosa risponderemo? Rispondo con un ok. Basta fare ser.println di ok. Se volete potete anche dargli un delay per dargli
dare una situazione più realistica. Quindi delay di 100 e poi rispondo ok, così l'area sta bloccata un pochino. Poi qua adesso bisogna inventarsi un po' di comandi, quindi metterò else, posso copiare questo if, else if, e mettiamo a T1 magari stampo delle righe vuote prima di dare l'ok, no? Per rendere un po' più difficile la cosa. Quindi facciamo un print ln, un delay, ripetiamo questo qua due volte in modo che di là lo metto in crisi. Copiamoci questo blocco un'altra volta. Inventiamoci un altro comando, a T2 potrei mettere sempre delle righe vuote e poi magari invece che rispondere con ok gli metto page due punti ok, così metto alla prova l'interpretazione dell'ok, copio, incollo un'altra volta, mi danno, che ne so io, a T3 rispondiamo con un errore, quindi mettiamogli un delay magari anche di un secondo e rispondiamo error, creiamo un altro errore, copio e incollo, facciamo AT4, con AT4 sempre 1000, però scriviamo modem error con lo spazio, no? Così mettiamo alla prova anche qui l'interpretazione dell'errore, creiamo un ultimo comando con AT5, sono inventati ovviamente, poi se volete potete usare comandi reali in modo da simulare il tutto. Qui lo blocco, no? Magari metto 20.000, un delay di 20.000 e non rispondo più nulla, così metto in crisi di là e può uscire solo se ha un timeout come abbiamo visto. Poi metto un else, quindi in tutti gli altri casi rispondo con qualcos'altro, per esempio potrei mettere, che ne so io, un unknown o quello che preferite voi, dipende ovviamente da quello che volete testare, quindi metto unk. Ok, quindi possiamo caricarlo sulla nostra scheda. Una volta caricato lo possiamo provare. Per provarlo mi sposto, vado su questa, qui ho il terminale seriale, lo apriamo, do AT e rispondo ok. AT1, l'ok con gli spazi, AT2, page ok, AT3, pausa e poi errore, AT4, ho sbagliato a scriverlo, AT4, pausa, modem error, AT5, dovrebbe bloccarsi. Qua per ripartire facciamo un reset. Lo resetto, vediamo se risponde, faccio AT, ok. Facciamo un comando inventato, mi dà unk. Ed ecco qua il nostro modem simulato. Bene, con questo sistema potete simulare qualsiasi terminale seriale, avete visto come fare. Quindi non avete il SIM 800 o non funziona, dovete comunque provare il progetto, potete fare in questo modo. Oppure il server non è pronto, non è disponibile, è difficile raggiungerlo, potete realizzarlo in questo modo, ovviamente non passando via seriale, ma magari via Ethernet o con qualche altro sistema. Bene, per oggi è tutto, spero sia stato utile, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto, ciao!